Ma ti aggiorno, un matrimonio si può anche rompere, è giusto, può capitare, cambiano le prospettive, vengono meno i presupposti e si chiude. Tu sei stato, hai avuto un ruolo fondamentale sin dal primo Melucci, sei stato staffista, poi sei diventato assessore e ora però parecchia incoerenza c'è, ora si dice che la città è sporca, che l'amministrazione Melucci fa schifo politicamente. E voi dove stavate in tutti questi anni? Ma da parte mia non avete sentito... No, il PD, il PD. Queste parole. Il PD. Io personalmente ho ricoperto quei ruoli e sono anche, diciamo, abbastanza grato a chi mi ha dato l'opportunità di poter... Non era a te, al Partito Democratico. Però, diciamo, me l'hai detto, quindi ne approfitto anche. Anzi, ti dico, rispetto ad altri sei stato corretto, ti dico la verità. Sono grato, non sputo nel piatto in cui ho mangiato, sono anche abbastanza rispettoso. Hai detto tu all'inizio, un matrimonio si può anche rompere. Diciamo che il mio rapporto col sindaco è anche oltre rispetto alle questioni politiche, quindi nell'ultimo periodo ci sono state delle cose che, insomma, non hanno funzionato. Io ho preferito rinunciare all'incarico perché alla proposta che lui mi ha fatto qui all'inizio di gennaio, per una scelta intanto personale, poi perché personalmente credo che in questa condizione politica la situazione sia veramente... Io apprezzo la tua... Mi auguro per la città, devo essere sincero, mi auguro per la città che la situazione, diciamo, arrivi in qualche modo a un punto di svolta. Il problema però, il problema è... di stabilità. Certo, il problema però si pone nel momento in cui il PD vuole apparire all'opinione pubblica come se fosse il salvatore della patria e come se fosse stata eterna opposizione. Voi avete amministrato... Il Partito Democratico non lo deve fare perché noi abbiamo amministrato, bravo, responsabilità di alcune scelte. Si è sbagliato insieme. Aggiungo, abbiamo anche strategicamente lavorato nell'ultimo anno e mezzo, il secondo mandato, per portare a casa dei risultati importanti. Io in prima persona l'ho fatto. Ora sono cambiate le condizioni politiche, una cosa che può succedere, in Italia ne siamo anche tra l'altro abituati. L'augurio che faccio a chi sta lavorando in questo momento in giunta, spesso molti dei quali sono miei ex colleghi che saluto, è di portare a termine... Ti dico la verità perché mi piace essere sincero e perché comunque le persone vengono prima della politica. Ti vedo umanamente in difficoltà. Beh sì, il mio rapporto personale col sindaco era abbastanza profondo, quindi c'è sicuramente una questione... E ti fa onore essere coerente, però lo devi dire anche a quei tuoi colleghi di partito che ora sputano veleno. Io Melucci lo voglio politicamente morto, però il PD si deve assumere le sue responsabilità. Non si può rifare una verginità qui dicendo ripartiamo da Taranto. Il PD non lo può fare. Una scelta e si deve assumere ovviamente le responsabilità della sua scelta. Io ho fatto la mia scelta e mi assumo le responsabilità della mia scelta. Resta l'augurio a chi amministra la città in questo momento di portare a casa anche le cose che il Partito Democratico convintamente ha fatto e ha proposto negli ultimi mesi. Che dire che la città è un porcile. Mancarelli l'ha nominato il PD, non l'ho nominato io. Secondo me abbiamo un problema più grande, ne parlavamo poco fa con gli autotrasportatori, che è la vertenza Taranto. Ci sono tante vertenze insieme, tu le conosci, TCT. Una bomba sociale. Deve essere una bomba sociale più grave di 2012-2015, quindi io quello che mi auguro e che dico a tutte le forze politiche, partendo dal Partito Democratico, è che in questo momento serve fare squadra intorno alla città, capire che ci sono delle vertenze e vanno affrontate sui tavoli regionali e nazionali, e mi auguro che l'amministrazione continui, insomma, a fare il suo per il bene di Taranto.